Istanza sepolcro da continuità alla bella prova in presettimanale col Forlì riporta un punto prezioso dalla trasferta di Sasso Marconi. Gara che non si mette troppo bene per i biturgensi, visto che a metà primo tempo sono già sotto di due gol, frutto di distrazioni in fase difensiva, punite in entrambi i casi da Gimà. Dopo 2 minuti l'attaccante di colore ferma l'1-0 per gli emiliani. E al 24esimo è ancora Gimà a raddoppiare per una partita che sembra mettersi decisamente male per la formazione di Marco Schenardi. I biturgensi trovano però la reazione giusta prima del finale di tempo, accorciano le distanze al 38esimo con Parodi che in diagonale trafigge Monari dopo una bella verticalizzazione di Mattia. La ripresa inizia sempre con i biturgensi col pallino del gioco in mano e al 29esimo il Sasso Marconi si fa ancora sorprendere da un taglio in verticale dell'ottimo Parodi che costringe Longhi ad atterrarlo davanti a Monari. Rigore del quale si incarica lo stesso Parodi e palla in rete per il meritato 2-2. A quel punto, con l'inerzia tutta dalla parte dei bianconeri, arrivano 2 occasioni per parte che potrebbero cambiare i destini dell'incontro. Al 36esimo della ripresa è Fabbri che dal limite impegna la deviazione Monari sul ribaltamento di fronte, è invece David a salvare su un tiro indirizzato al set di Benatti. Terminata qui, neanche per sogno, perché prima al 40esimo è l'indemoniato Parodi a colpire il palo su una corta respinta susseguente a un'insidiosa punizione calciata di Pilleri. Poi è entrato Gripci a colpire il montante da pochi passi per l'ultima vera occasione da rete di una partita che si conclude sul 2-2.